Bene amici, eccoci tornati in un nuovo episodio, il 30 di agosto, domenica. Cosa prepareremo oggi? Una specie di pranzo della domenica, perché abbiamo Non un riprendo ospite. tutto il menù perché l'antipasto saranno semplicemente quelle bruschettine con una quenelle di Il primo salsine sarà sopra. poi trofie al pesto e adesso prepariamo il Secondo, secondo. quest'oggi preparerò una crema di piselli, che sarà la parte principale del nostro video, con dei tortiglioni di salmone e zucchine. Questi li ho presi già pronti perché non avevo tempo di farli. Faremo la crema di piselli Bene, insieme. andiamo ora a scolare e sciacquare i piselli. Chi mi conosce dirà, ma niente, a te non ti piacciono i piselli. È vero, non mi piacciono, però frullati come base di un secondo possiamo provare a vedere se li mando giù. Scoliamo bene, diamo una sciacquata. Quindi adesso metteremo i piselli in... pioggia di piselli. Bene. Raccoglieremo quelli che abbiamo, quindi un filo d'olio e un po' di sale. E siamo pronti a frullare. Non so se da qui vedete, però proviamo. La crema di piselli è pronta, adesso la andremo a coprire con della pellicola e riporre in frigo fino al momento dell'impiattamento. Bene, versiamo la passata di piselli nel coppapasta, ci aiutiamo per dare la forma, ok, e solleviamo, voilà. Dopodiché prendiamo l'involtino di salmone e zucchine, lo adagiamo sul piatto e il piatto è pronto. Involtino di salmone e zucchine sul letto di crema di piselli, buono da gustare, buon appetito!